Capigruppo. La mettiamo ai voti allora. Se chiede la sospensione della seduta, la mettiamo ai voti. Uno contro e uno a favore. Crippa, prego. Parla contro, prego. Ah, mi scusi Presidente, vorrei capire prima dal punto di vista regolamentare, solitamente noi quando chiedevamo un rinvio o una sospensione ci veniva chiesto sino a quando. Visto che in realtà la Presidente Boldrini non ha fissato una capigruppo, dal punto di vista oggettivo e regolamentare noi non possiamo sospendere in attesa di una cosa che non ci sarà o non c'è neanche idea di farla. Pertanto dobbiamo attendere dal punto di vista regolamentare che la Presidente Boldrini dica se vuole o meno fare questa capigruppo, perché altrimenti potremmo sospendere per un mese e mezzo fin quando la capigruppo non la faremo. Quindi o abbiamo una cogenza reale del fatto che ci sia una capigruppo almeno nelle intenzioni della Presidente Boldrini, o altrimenti questa richiesta non può essere messa in votazione, perché vuol dire far slittare di fatto l'argomento oggi in seduta senza una previsione temporale, cosa che al nostro gruppo è sempre stata vietata sino ad oggi. Grazie collega Crippa. È chiaro che è in essere una valutazione da parte della Presidente, non c'è però la decisione della Presidente, quindi se il collega Rosato mi quantifica il tempo per la sospensione possiamo benissimo metterla in votazione, una sospensione temporale, questo non è un problema per quanto mi riguarda. Prego, collega Rosato. Presidente, le considerazioni del collega Crippa non sono corrette. Noi abbiamo chiesto la convocazione della conferenza dei capigruppo, abbiamo diritto che la conferenza dei capigruppo venga convocata, peraltro la Presidente Boldrini con cui ho parlato ha detto che non ci sono problemi per la convocazione della conferenza dei capigruppo. Comunque Presidente, la sua conduzione dei lavori, ed è questo uno degli argomenti di cui noi parleremo in conferenza dei capigruppo, io penso che sia corretto discuterne in quella sede, perché quello che è accaduto quest'Aula oggi e prima di quest'Aula in Transatlantic, nel corridoio delle commissioni, dove ai parlamentari, colleghi, è colleghi. Stato impedito, ai parlamentari è stato impedito di entrare in commissione, e lei doveva aprire questa seduta criticando questo atteggiamento dei colleghi del suo gruppo, così come doveva aprire...